Non c'è ribasso che tenga. Questo titolo ha una volontà assurda di salire. Un cordiale saluto a tutti voi, da Fabio Brigida, analista tecnico della redazione di Trend Online. Benvenuti al focus su un titolo che ho già analizzato nella scorsa settimana. Il titolo è Banca Generali, titolo sul quale avevo fatto osservare che c'era una forte predominanza bullish rialzista, appunto in accordo con quelli che sono stati forti segnali di recupero dei prezzi nel corso delle ultime giornate di contrattazioni, senza escludere anche quella odierna. È vero, è ancora troppo presto, sono solo le 11, sono solo 2 le ore di contrattazione di questo diciamo, particolare lunedì di fine giugno, ma il mio occhio ancora una volta è caduto su questo titolo che osservo da parecchio tempo, quindi Banca Generali. Andiamo ad osservare innanzitutto un quadro tecnico illuminato per mezzo di candele classiche illuminate a 30 minuti per apprezzare come il titolo diciamo, in queste prime 2 ore abbia reagito in maniera fenomenale al ribasso, in forte gap down delineatosi quest'oggi. Quindi adesso vedete queste 4 candele rialziste in formazione, ma stamattina, diciamo, questa era l'ultima mezz'ora di contrattazione di venerdì, stamattina i prezzi hanno aperto su questo livello, quindi in area 29,70. Era un rialzo dell'incirca di oltre, scusate, era un ribasso dell'incirca di oltre 5-6 punti per percentuali, e in termini assoluti parliamo di oltre 3 euro per azione. Ad ogni modo siamo ancora in territorio negativo, certo ribasso dell'1,60%, ma l'aspetto importante qual è? È che questo titolo ha avuto la forza straordinaria di riportarsi quantomeno al di sopra di un livello psicologico di soglia, si trova all'intorno dei 30 euro e adesso sta cercando di richiudere questo gap ribassista. Io non credo troppo alla chiusura dei gap come funzionalità per operare su un titolo, ma credo nella forza relativa che non si esaurisce in 1 o 2 giorni, ma si esaurisce dopo che appunto i titoli hanno esaurito la propria tendenza. Quindi questo per dire che passando da un quadro tecnico settimanale e Kinashi consueto, possiamo apprezzare come, anzi scusate, classico, perché era questo quello che era stato fatto apprezzare e analizzare nella scorsa settimana. Qui c'era una bellissima single line, quindi era una doji, scusatemi, era un hammer line che andava a rompere il supporto di area 30 euro e spingere i prezzi sui minimi. Poi i prezzi appunto hanno generato un bellissimo recupero rialzista, una lunghissima coda inferiore, affunto appunto da motore propulsore per spingere i prezzi verso l'alto. Era la scorsa settimana, il titolo godeva di un'ottima salute e appunto ciò che sta avvenendo quest'oggi è qualcosa di molto interessante, di molto entusiasmante. Quindi il consiglio è quello di comunque continuare ad avere una view rialzista sui titoli che sono in tendenza, ma soprattutto data questa forte volatilità che appunto sta colpendo il mercato domestico e il mercato europeo, il consiglio è sempre quello di individuare poche occasioni di investimento e gestirle senza farsi prendere troppo dal panico. Ecco, la candela di prima era riferibile, scusatemi, a 2 settimane fa, mentre è questa la candela che si sta delineando quest'oggi. Guardate che fantastica forza rialzista si sta determinando all'intorno di questo range 32-30 euro. È una candela che potrebbe essere la fotocopia di quella di 2 settimane fa, quindi Banca Generali è un titolo del quale appunto sentiremo ancora, almeno sentirete ancora parlare quantomeno del sottoscritto. Bene, adesso aspetto le vostre impressioni, i consigli, le vostre perplessità, i vostri dubbi su come gestire questo titolo. Io sarò qui e vi risponderò non appena possibile. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi invito comunque a restare tranquilli, a restare sereni, perché comunque questa, diciamo, la fase ribassista odierna non era niente di scontato, almeno dal punto di vista di un mantenimento dei prezzi su livelli bassi. Questo per dire che ormai sono 2 mesi che il mercato è in laterale, quindi anche quando l'indice è salito fino ad area 23.800 punti, io ero lì a domandarmi: ma quanto credete a questo rialzo? E la maggior parte di voi era pessimista, quindi sono sicuro che saprete gestire in maniera tranquilla, comunque in maniera serena, questi ribassi contestuali.
Ma l'aspetto importante è che comunque il trading range entro il quale si sta muovendo il FTSE MIB è ancora il solito, quindi non stiamo avendo grosse scossioni, comunque non sono novità nuove, tra virgolette. Bene, questo è veramente tutto. A presto da Fabio Brigida.